ci eravamo lasciati con una cosa da fare. E mi mancava Bracci Morte. Ok, di suo ormai ne ho fatto una serie tanti anni fa. Adesso perché ci torno? Perché ho un mood un po' così, diciamo, particolarmente giù di morale. Quando sei giù di morale, dove puoi andare con Disorder of Mind? Sempre più giù. Quindi non lo finiremo in un solo capitolo, non mi ricordo granché, però ci proviamo. E so che magari non avete mai visto Disorder of Mind, magari se voglio alzare un po' il volume del microfono, ecco, magari non l'avete mai preso in considerazione come gioco, ma ve lo consiglio. Nel mezzo dell'assedio di Pogoren, i Veseni riuniti, successe qualcosa. Usciamo subito dal mood triste. L'esercito Grazni, che ha circondato la città, ha ordinato attacchi mirati allo scopo di abbattere il morale dei cittadini. Ah, quindi volevano che i cittadini non si ribellassero. I militari hanno preso appositamente di mira luoghi e edifici importanti, di importante valore culturale e religioso per i Viseni, o i Baisenin, non so come si dica. Ad ogni modo, benvenuti su quello del server trash. Nonostante i gravi pericoli, alcuni si sono mostrati disposti a rischiare tutto pur di salvaguardare il proprio retaggio. Questa storia narra delle persone che hanno voluto tentare. Iniziamo proprio con la tristezza dentro, no? Hanno proprio cambiato scenario. Questa è una novità per quanto riguarda Disorder of Mind Stories, che di solito facciamo sempre iniziare dalla casa, meno male, mentre qui inizi da un accampamento. Noi siamo dei sopravvissuti e come tali dobbiamo cercare di andare avanti e di non morire durante l'inverno, o perché ci sparano i militari, o perché ci sparano altre persone, o perché si muore di fame. Dove stiamo andando? Ah, ecco una casa. Qualcuno mi aiuti. Questo sarà, questo è sicuramente il nostro quartier generale. E noi per la prima volta siamo uno scappato di casa, siamo un sopravvissuto. Oddio, cosa ti è successo? Un rigido inverno stringe Pogoran nella sua morsa, rendendo la vita ancora più difficile nella città da sotto assedio. Le persone tentano di sopravvivere ai continui bombardamenti, alle imboscate dei cecchini e alla scarsità di cibo. E ora devono anche affrontare il freddo estremo. Anya combatte per superare le difficoltà di ogni giornata, quando un uomo, ferito gravemente da un'arma da fuoco e ormai prossimo all'assideramento, sviene sull'uscio di casa sua. Decide di soccorrerlo senza esitazioni, nella speranza che possa riprendersi e dirle cosa gli è successo. Quindi siamo a Anya. Anya è un'orfana, mentre il nostro uomo sconosciuto ha molta fame, gravemente malato, leggermente ferito. Bene, ci avremo tante cose da fare insieme. Prendi tutto. Ora qui dovremmo imparare, dovremmo capire quali sono i personaggi, che cosa e perché. Lo zaino dell'estraneo non volevo ficcare il naso, ma al suo interno notato alcuni oggetti religiosi, uno sciallo di preghiera, una candela decorata e qualcos'altro. Immagino che per lui abbia un grande valore. Allora, vediamo un attimino. Qui c'è da vedere qualcosina.
Senza medicine morirà, non è detto, però diamogli il beneficio del dubbio. Abbiamo 8 gradi qui in casa, che praticamente è assideramento. Quindi io direi una delle primissime cose da fare è alzare. Non ce la faremo mai ad alzare questa cosa. Cioè ad alzare di livello questo. Se possiamo metterci un po' più di roba da ardere, però. Ok. Cosa possiamo fare? Ne hai zero, produciamo un filtro per l'acqua che poi ci servirà per raccogliere la neve. Spalando la neve riusciamo sicuramente a fare qualcosa. Beh, l'estraneo in questo momento specifico sta dormendo, quindi però insomma a casa è messa molto bene, in verità. No, poi facciamo produrre la vecchia officina del nonno. Non venivo qui da parecchio. Ma ci sono i pomodori. E qui c'è l'Aurox che aveva intagliato per me. Wow, anche i ricordi. Dobbiamo leggere la storia di Anion. Non lo sai, da grande voglio essere un artista proprio come te. Hai del grande talento che ti scorre nelle vene e anche passione da vendere, questo è certo. Mi prendi in giro, nonno? Oh, Ania, non mi permetterei mai, in realtà ho qualcosa per te, vieni a dare un'occhiata. Sei scolpito un cavallo. Quasi, è un Aurox Viseni. Cos'è l'Aurox Viseni? Ne hai mai visti uno prima? No, ma penso di aver letto qualcosa in uno dei tuoi libri. Quegli Aurox vivevano tutti intorno a Pogoren. Oh sì, sui fianchi scoscesi dei monti Visena. Per lungo tempo hanno protetto e guidato la nostra gente. In seguito divennero un simbolo della nostra libertà. Questi sono caprette. Posso tenerlo? Tu adesso. Ma devi averne cura. Proprio come quegli Aurox si presero cura dei Viseni in passato. Che bello, non ne ha tenuto cura un cazzo, caro nonno. L'ha buttata a terra lì. Ok, leggiamo la storia di Anya. La vita di un orfano non è mai stata semplice, nemmeno prima dell'inizio della guerra. I miei genitori sono morti quando ero ancora piccola ed è stato il nonno a prendersi cura di me. È stata una guida per me, un artista Viseni che ha voluto insegnarmi tutto quello che ora so sulla vita e sull'arte. Poi quando ci ha lasciato ho dovuto imparare a sopravvivere da solo. Mi ha lasciato in eredità una piccola collezione di famiglia che ogni volta mi riporta con la mente ai tempi migliori e mi fa sperare in un domani migliore. È una stemmia, quindi abbiamo questo problema pesante. Qui che cos'è? Ah, no. No, questa cosa è bellissima. Si possono sacrificare gli oggetti. Memorie presenti e passate. Scultura astratta realizzata dal nonno di Anya a partire da un blocco di legno di quercia. Collana d'oro tramandata di madre in figlia. Generazione della madre di Anya avrebbe dovuto darlo alla figlia. Si può sacrificare, ma orologio del padre. Orologio svizzero appartenuto al padre di Anya. Ricevette come ricompensa da parte del sindaco di Pogoren per l'importante contributo alla pianificazione della città. Ha sempre sostenuto che un orologio simile non si addicesse a un uomo modesto come lui, ma lo tenne nascosto al sicuro come grazia nel caso di necessità. Anche uno scultore in legno di Tiglio di un Aurox, chiamato anche Uro, leggendario simbolo della cultura Viseni. È stato intagliato dal nonno di Anya quando lei era solo una bambina. È il pezzo cui tiene di più di tutta la collezione perché si ricorda l'infanzia felice trascorsa con il nonno. Questa cosa è tristissima, ragazzi.
questo è di una tristezza devastante. La famiglia di Anya ha raccolto e salvaguardato opera d'arte in questo cabano per decenni. Tra le altre, hanno raccolto anche rari esempi di arte tipica visena, e molti di questi cimeli hanno un valore sentimentale incalcolabile per Anya. Sono tutto ciò che rimane del suo passato. Quindi è chiaro c'è qualcosa da mangiare, quindi buono così. Allora, questo poi lo possiamo sicuramente venire qui a fare cose. Oh, ottimo. Intanto produciamo questa che ci servirà. Poi dobbiamo andare a guardare qui e a spalare un po' di neve, in effetti. Adesso possiamo aprire questo. E credo che sia molto guidata questa prima parte, in effetti, eh. Andiamo a vedere qui. Senza medicine morirà. Ho capito, ma io che ci posso fare? Dobbiamo uscire e andare a controllare qualcosa. Con l'allargarsi della colazione, il nonno di Anya espandeva il laboratorio per fare spazio a nuove opere. Quindi c'è un sacco di opere. Andiamo da mangiare. Quindi lui lo dobbiamo proprio aiutare a sopravvivere. Quindi ci stanno proprio dicendo: guarda che fra un po' devi mettere mano alla collezione, perché potresti averne molto bisogno. Ok. Allora, abbiamo un po' di cosette. Non abbiamo un piano di cottura? Dobbiamo produrre il fornello. Anche così, perché così possiamo dargli da mangiare. Dobbiamo, prima che venga la notte. Se si possa riscaldare, non so che cosa. Durante questo inverno così freddo, la nostra lotta per la sopravvivenza sembra più ardua che mai. Dobbiamo tenere costantemente sotto controllo la temperatura e mantenere stufa in funzione per essere sicuri di non morire assiderati. Se riusciremo a tenere la temperatura sopra i 10 gradi, dovremmo farcela. Questa cosa è un po' complicatuccia attualmente. Dobbiamo metterci un paio di sti robi prima che si faccia buio. La radio, no? Il collettore d'acqua.
Cioè, questa qua come la faceva a vivere da solo senza collettore d'acqua? Dobbiamo stare attenti al tempo perché poi si sta abbassando, ma non è che tenendo le porte aperte si raffredda. Ah, ed è tutto congelato, quindi ho fatto una cazzata. Andiamo a metterci. Ok. Ah, tanto da fare, eh. Una limitata quantità di materiali, vabbè. Mi date quantità di cibo, questo cantiere è dire triste. Un triste memento del programma di sviluppo di Pokeran. Pokeran che è stato brutalmente interrotto dopo la guerra. Struttura abbandonata potrebbe conservare ancora le risorse necessarie per la nostra sopravvivenza. Ok, vabbè. No, andiamo a rovistare. Bisogna stare molto attenti. Quello mi serve tantissimo. Quello, se viene qualcuno alla porta posso veramente fare la differenza. Mi serve una sega per andare da questa parte. Su. Guardate, la struttura è grande. Qui di solito c'era qualcuno, eh. C'è qualcosa anche qui. Ok. Questo mi servirà come concime. Concime è importante la prima fase di questo mondo, ma le sigarette lo sono di più. Però questa via. Sigarette, una sigaretta non ci faccio niente. Nemmeno del libro ci faccio niente. C'è qualcuno di lì, So chi sia, avessimo. No, questo mi serve assolutamente.
acqua e zucchero. Qua ci dobbiamo assolutamente tornare, però queste risorse qui sono perfette. Questa prima giornata mi servirà per capire se ci sono... altre cose. Oh, medicine. Dai, io mi fermo. Vengo qui, recupero tutte le sigarette che ci sta. Riesce a vedere la luce, quindi non sono cattivi. Vabbè, altrimenti mi avrebbero già seguito, figurati. Ho grande aiuto, se non sono arrivati subito a stalkerarmi, è tanta roba. Sta diventando più freddo. E quindi dobbiamo... tossisce in continuazione. Vabbè, però attualmente abbiamo... Vabbè. Adesso gli diamo, c'è un piatto di qualcosa. Gravemente malato in recupero, ha molta fame. Grazie. Un uomo ha perso conoscenza ai piedi della porta di Ania, ferito gravemente. Non ci dice niente di che, però dobbiamo... beh? Diamogli un bel piatto. Anche noi siamo affamati e stanchi. Quindi passerò mezza giornata a costruire qualcosa, una sedia, un letto, che ci manca per... ah, cazzo. Cosa sta ancora facendo? No, 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 non gli diamo da mangiare al tizio, ma non gli possiamo dare delle medicine? Serve qua.
Qualcuno alla porta. Caspita, eh. Poi dobbiamo andare a mettere altra roba qui. Ciao, piacere di vederti, via Vegeta. Tu devi essere Agnoli, va bene? Beh, sto bene, ma tu chi sei? Oh, scusa, sono Milena. Tempo fa ero amico della tua famiglia. L'ultima volta che ci siamo visti tu eri solo una bambina. Devi perdonarmi, ma non ti conosco. Cosa ti porta qui? Dirigo il museo di Pogoren. Sto cercando di salvaguardare il nostro retaggio per le generazioni future. Sto raccogliendo frammenti di cultura sparsi per tutta la città bombardata. Sembra il genere di proposito che mio nonno approverebbe. Suppongo che fosse davvero buoni amici. Sì, è così. So che aveva messo insieme una discreta collezione di pezzi d'arte locale. Ne è qualcuno? La nostra collezione di famiglia. Sì, l'ho ereditata dopo la scomparsa del mio nonno. Cerchi di tenerle assicuro, ma non è impresa di questi tempi. Non è impresa facile di questi tempi. Ora sono certo il motivo che mi ha portato qui. Vorrei aiutarti a metterti in salvo. Fammi sapere se ti serve qualcosa. A dire il vero, mi sto occupando di un nuovo ferito. Ho davvero bisogno di cibo e medicina. D'accordo, presterò presto. Vedrò cosa posso fare. Ti prego soltanto di tenere al sicuro la collezione di famiglia. Farò del mio meglio, Milena. Basta. Oggi ho avuto un ospite, si chiama Milena e gestisce il museo di Pogoran. Sembra essere gentile e amichevole. Ah, mi ha confidato che in passato era un'amica di famiglia. Corre parecchi rischi aggirandosi per la città bersagliata da colpi di mortaio alla ricerca di opere d'arte significative per la nostra cultura. È un ideale ammirevole. Se fossi al posto suo, non riuscirei a prodigarmi così il nome del retaggio di questa città. Ok. Allora, la realtà è che non possiamo fare granché, non ho... produci e termina il giorno. Spero che non ci sia gente. Dove sta lo sniper? Oh. Prendo tutto quello che ci sta da prendere. Anche perché dobbiamo costruire un letto. Non mi serve il legno. Serve legno, legno, legno. Parola d'ordine, legno. Aspetta che ci sta. Quello è rubare. Tito. Vinile di Tito, una raccolta di dischi in vinile. Tito, che era un vero musicofilo, ha raccolto molti dischi rari nel corso degli anni. La musica di questi album, che da lungo tempo non sono più in circolazione, ci riporta alla mente i tempi migliori prima della guerra. Fa un freddo cane, Anya, sei tu? Ti prego, mi serve il tuo aiuto. Mi serve qualcosa per riscaldare questo posto. Ho già bruciato tutto quello che potevo. Anch'io sono a corto di combustibile, ma devo trovare una soluzione. Dovresti passare dal Samuel Institute. Lì c'è una persona per bene. Si praticano per gli altri? E hanno aiutato anche a me di tanto in tanto, ma è da parecchio tempo che non li vedo, spero non gli sia successo nulla di male. Vedrò cosa possa fare, ti prego, se non dovessi trovare nulla, so che colleziona alcuni pezzi del tuo capanno. Forse potresti condividere qualche opera, magari è questione di vita o di morte. Ho bisogno di questi, dammi un attimo. Nuova richiesta, ma pure le richieste ci stanno... un po' se posso fotte qualcosa.
Raga, non c'è un cazzo questo. Abbiamo fatto una cazzata a venire qua, eh. Abbiamo fatto una cazzata a venire qua, non c'è niente. Insomma, così si possa salire su. Non mi va di rubare subito, ma... Oh, abbiamo praticamente collezionato niente. Correre l'uscita. Mi servono 6 poi, non 1, 2, 6. Potrebbe essere difficile recuperare abbastanza combustibile per Tito. Lo so che potrebbe essere difficile, ma la cosa più difficile è fare il letto per te. Allora, fammi vedere. Ce ne abbiamo 3. Allora, vediamo se si è svegliato. Mi senti? Tu, grazie. Grazie per avermi aiutato. Cosa sta succedendo? Come ti chiami? Mi chiamo Ruben. Ci hanno ammazzati tutti quanti. Quelli dell'esercito sono venuti alla sinagoga brandendo torce. Poi hanno iniziato a sparare. Io mi sono nascosto, ho provato a salvare il possibile. Non sono riuscito ad aiutarti. La mia gente, i miei amici, tutti morti. Tanto il cane ha un po' di raffreddore. È tutto finito. Si assicura ora, ha bisogno di riposare. Stai facendo tantissimo per me, ragazza. Ok. Sappiamo chi è il tizio. Ora io direi che in questo momento specifico, allora ci fermiamo e ci vediamo al prossimo episodio.